Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial, ragazzi, vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, ragazzi, di lasciare un like se questo video è stato utilissimo. Oggi vi spiego come risolvere i problemi al crash e i problemi su come risolvere i servizi di Electronic Arts all'apertura del launcher. Questo qua è che non si apre, che ha problemi, si chiude da solo. Seri problemi, c'ha. E chiamando anche il tecnico della EA che non risponde, che è rarissimo se vi risponde, basta che gli mandate 10.000 avvisi che non funzionano, 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 vedete che vi risponderà. Quindi, per risolvere questo problema, in descrizione vi ho lasciato un link per scaricare Microsoft Visual Studio per risolvere anche i problemi di grafica. Quindi andiamo un attimo su Chrome, Visual Studio, dal 2015 fino al 2022. Scaricate il setup in base al tipo di sistema operativo che avete, per 86 che sarebbe 32 bit, per 64 sarebbe 64 bit. Per capire che tipo di sistema operativo hai, basta che vai su qui, sistema, tipo sistema, sistema operativo 64 bit, il mio. E lo scarico questo. Lo scarica. Lo scarico. Installo. Una volta fatto questo, andiamo un attimo a vedere se dobbiamo fare qualche aggiornamento per Windows, sui Windows Update per il nostro sistema operativo, quindi Windows Update, verifica disponibilità aggiornamenti. Ho un aggiornamento da fare per Microsoft Defender Antivirus. Nessun aggiornamento di così importante da fare. Chiudiamo qui. Andiamo un attimo sul percorso file dell'applicazione EA, eccolo qui. Scendiamo fino a giù. Qui c'è EA Updater, quindi un aggiornamento. Se dobbiamo fare qualche aggiornamento. Pronto all'utilizzo. Cliccate anche su questo EA Crash Reporter, proprietà, compatibilità. Poi facciamo direttamente esegui come amministratore. E se avete ancora problemi con l'applicazione che non si apre, sempre sull'applicazione A, questo qua, mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità, disabilita ottimizzazioni schermo intero, esegui questo programma come amministratore. Facciamo applica. E adesso lo chiudo. Lo riapro. Ed eccolo qua. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto, ragazzi. Per questi altri problemi bisogna per forza chiamare il supporto tecnico dell'AEA se vi risponde, come ho detto all'inizio. Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!